Ciao a tutti e benvenuta e benvenuto in questo nuovo video in cui vi parlerò della senape. Vi farò vedere come fare in casa una senape. Ovviamente sarà una senape fermentata. La senape viene prodotta oggigiorno quasi completamente con un processo tradizionale che prevede un ammollo dei semi della senape nell'aceto e poi vengono frullati, diciamo, con le spezie, con l'olio, eccetera. Io vi farò vedere invece un procedimento molto diverso da questo, un processo che non è per nulla scontato e che invece richiede un processo di fermentazione. Voi vi chiederete come mai dobbiamo fermentare la senape? Beh, i motivi sono sempre quelli che sono alla base del perché bisognerebbe consumare alimenti fermentati. I motivi sono: il primo è che la conservazione di questa senape sarà sicuramente più lunga, ok? Quindi ne trarrà vantaggio la conservazione. Il secondo motivo è che i nutrienti della senape, la senape è ricca di nutrienti, molto molto ricca di nutrienti, saranno molto più biodisponibili per il nostro organismo rispetto ad una classica senape non fermentata, di cui noi in realtà non assumeremo nulla, ok? Quindi questo è il secondo grande motivo per cui bisogna fermentare la senape, anche se è una cosa, diciamo, che nessuno ovviamente dice, però ecco, questi sono almeno due grandi motivi che ci fanno comprendere perché, diciamo, sbattersi così tanto per fare questa senape. In realtà faremo un metodo molto più lungo di quello tradizionale, ma come vi ho detto è un metodo sicuramente molto più sano, ok? Quello che è previsto per il metodo che vi sto proponendo è la fermentazione, ovvero noi metteremo a mollo, come vedete qui dentro in questo vaso, metteremo a mollo i semi di senape in una salamoia e io vi farò vedere come fare, quindi partiremo dall'inizio dell'ammollo dei semi e andremo fino alla fine su come ottenere la senape vera e propria. Ok? Per fare tutto questo procedimento, purtroppo, diciamo, ci vuole un po' di tempo. Ok? Ci vuole in totale un mese di tempo. So che per molti può essere tanto, se diciamo, preferisci avere una senape molto più veloce, puoi, diciamo, tranquillamente guardare altri video. Se invece sei molto interessato agli aspetti della fermentazione e vuoi produrre una senape fermentata in questo modo, allora continua pure a guardare. Vediamo cosa ci serve, ok? Allora, prima di tutto ci servono 100 grammi di semi di senape. Qui abbiamo semi di senape nera, semi di senape bianca. Con i semi di senape nera avremo una senape molto forte, piccante. Con i semi di senape gialla noi avremo invece una senape molto più delicata. Io infatti farò questa qui perché voglio una senape un po' più delicata. Poi, come opzione, utilizzeremo solo in fase di frullatura delle spezie che ho preparato qua, ma le vedremo dopo, ok? La prima cosa che bisogna fare però è quella di mettere in marinatura, cioè in salamoia, i semi di senape, ok? Vediamo velocemente cosa dobbiamo fare. Allora, prima di tutto ci serve un vasetto. Questo è un vasetto da 300 ml, ok? Ed è sufficiente per 100 grammi di semi di senape, ok? La cosa che faccio è versare nel vaso i semi della senape. Io so già che questi sono 100 grammi. Ecco qua. Adesso andiamo a pesare la quantità di acqua, no? Che dovremo aggiungere. Perché dobbiamo pesare l'acqua? È molto importante questo passaggio, perché dal peso dell'acqua più il peso dei semi di senape, noi dobbiamo calcolare la percentuale di sale, che in questo caso sarà del 4%, ok? Quindi c'ho la tara del vaso, quindi, e aggiungo l'acqua. Una cosa molto importante è aggiungere una quantità di acqua che sia, diciamo, un bel po', diciamo, di più dei semi che noi abbiamo. Aspettiamo solo qualche minuto che i semi assorbano l'acqua, ok?
Poi ne aggiungiamo ancora un pochettino. Diciamo che possiamo arrivare tranquillamente fino al bordo, ok? Vedete, perché dobbiamo mettere così tanta acqua? Perché durante, diciamo, le prime ore i semi assorbiranno l'acqua, ok? E l'acqua calerà un pochettino. Quindi bisogna metterne un po' di più per compensare l'assorbimento che i semi faranno dell'acqua, ok? Benissimo. Qui dentro, quindi, ci sono 100 grammi anche di acqua, 110 grammi di acqua. Quindi abbiamo 100 grammi di acqua più 100 grammi di semi. Su questi qui dobbiamo calcolare il 4% di sale, che su 200 grammi sono 8 grammi di sale. Ok? Quindi a questo punto io vado ad aggiungere sale alla mia senape. Abbiamo detto 8 grammi. Ecco qua, perfetto, proprio un cucchiaino. Anche se eccedete leggermente con il sale, non è un grosso problema. La percentuale di sale, diciamo, va sempre bene fino anche al 5-6%, ok? La senape è una salsa che si deve conservare, ok? Quindi possiamo avere una percentuale di sale così alta proprio per questo motivo, ok? Adesso mescoliamo bene, okay, la senape con l'acqua e con il sale, in modo che il sale si sciolga. Ecco, a questo punto noi abbiamo fatto la nostra salamoia, ok? E la nostra prima parte di senape è stata fatta. Ora noi dobbiamo conservare questo vasetto al fresco ad una temperatura che va tra i 15 e i 20, 22, massimo 25 gradi, ok? Per circa un mese, ok? 3 settimane minimo, ok? Un mese, sempre chiuso, non dobbiamo mai aprirlo. Dopo questo mese di conservazione, ecco qua, lo vedete, noi avremo finalmente la senape pronta. Il profumo che voi sentirete è proprio quello del vasetto di senape quando lo acquistate in un negozio, ok? Sa già di senape e ha già anche l'odore caratteristico acidulo, ok? Questo perché durante la fermentazione i batteri lattici hanno prodotto una buona quantità di acido lattico, ok? E questa è una cosa molto buona. Quindi questo vasetto va via e invece questo vasetto è pronto. Adesso vediamo come facciamo la senape partendo dai nostri semi di senape già fermentati. Eccoci qua. La nostra senape quindi ha fermentato ed ora faremo la nostra crema, ok? Molto bene. Quello che dobbiamo fare adesso non è altro che frullare i semi, ma noi abbiamo diverse opzioni perché a questo punto noi possiamo fare una vera e propria senape speziata, ok? Oppure aromatizzata in un qualche modo. Ok, a me piace la senape basilare, basic, molto basic, ok? Quindi di solito io frullo direttamente i semi di senape con esattamente la loro acqua, ok? Con tutto ciò che c'è dentro. Piace anche a volte aggiungere delle spezie, quindi in questo caso aggiungerò un cucchiaio di coriandolo in polvere, un cucchiaio di zenzero in polvere, un cucchiaio di curry in polvere e un cucchiaio di curcuma, ok, per dare un po' più di spinta, ok. Non aggiungeremo sale e non aggiungeremo acqua perché l'acqua ed il sale l'abbiamo direttamente nella salamoia che noi abbiamo preparato in partenza. Anche l'aceto non va aggiunto perché la nostra senape è già acidula, ha già il nostro acido lattico, ok. Ricordiamoci che questo è un procedimento, diciamo, molto più sano, ok, della senape che possiamo preparare con il classico ammollo notturno, ok? Benissimo. Allora, come procediamo? Versiamo i nostri semi di senape in un contenitore. Ci servirà un frullatore ad immersione. Volendo, potete anche scegliere la tipologia di macinatura dei vostri grani. Ovviamente, quando ve la fate voi la senape, potete decidere se frullare completamente
i vostri semi, quindi ottenendo una vera e propria crema vellutata, oppure se lasciare i semi un po' più grossolani e fare, diciamo, una senape un po' più rustica. Aggiungiamo le nostre spezie. Ecco qua, aggiungiamo anche l'equivalente di circa 3 cucchiai di olio. È molto importante l'olio perché serve ad emulsionare il tutto. Quindi, fatto questo, andiamo a frullare la nostra senape. Man mano che frullerete la senape, diventerà sempre più densa. All'inizio sembrerà avere una consistenza troppo liquida, ma non vi preoccupate, vedrete che man mano che frullerete, quindi che romperete i grani, la densità aumenterà. Ecco qua, ragazzi, guardate che meraviglia. Visto? È diventata molto cremosa. Ecco qui, la senape a questo punto è pronta per essere utilizzata nei vostri barbecue, su quello che volete, sul vostro pesce, sul vostro tofu, sul vostro tempeh. Quando è fresca ha un profumo ed un aroma davvero eccezionale, ma fidatevi, si conserva davvero per tanto tanto tempo in frigo, ok? Quindi voi la mettete nel vostro vaso, ok? E la conservate in frigo. La potete tenere in frigo anche 2 o 3 mesi senza nessun problema. Se pensate che per lungo tempo non la utilizzerete, magari copritela solamente con un leggero filo d'olio, ok? In modo da evitare eventuali muffe, ok? Bene, quindi spero che vi sia piaciuto questo video. Andate anche a visitare la mia pagina Facebook, Amin Fermentation, o la mia pagina Instagram, o anche andate a visitare il mio sito www.aminfermentation.it per vedere i miei corsi sia dal vivo che anche quelli online. Mettete un like sul video, seguite la mia pagina YouTube e che dire, spero di rivedervi presto e se fate questa ricetta fatemi sapere com'è andata, io rispondo sempre ai vostri commenti. Grazie, ciao!